signorina? Com'è fatta una pelliccia di castoro? Il castoro? Ma quadrato, rettangolare, con delle zampe, la testa. Non saprei. Come no? Perfettamente rotonda. E me? A lei? Ce la fa a descriverci una pelle di visone? Più o meno così. Ma sicuro, lunga e stretta naturalmente. Riponiamola e sentiamo ora il sesso forte. Signore, signore, ha dimestichezza con le belve? No? Provi ugualmente a descriverci una pelle di leopardo. Leopardo? Sì, dica. Non saprei cosa rispondere. Un pezzo di... Dica? Un pezzo di... Di cosa? Di cosa, non so, con dentro delle macchie. Perplesso il signore? Pensi a trovarseli davanti vivi. Adesso sono soltanto una cosa con dentro delle macchie. Le cose più o meno colorate sono tutte queste che un tempo appartenevano ai più pregiati animali da pelliccia. Siamo nel grande magazzino di una conceria. Qui arrivano migliaia di pelli da ogni parte del mondo. A toccarli sembrano larghi fogli di carta pecora. Non c'è nulla della morbidezza, del colore, del calore che irresistibilmente attraggono la mano per una carezza. Le pelli disidratate vengono immerse in una vasca che contiene soprattutto acqua, il resto è segreto. Devono riprendere l'umidità che l'essiccazione, necessaria per la conservazione e il trasporto, ha loro tolto. È la prima fase del processo di lavorazione che si chiama concia. Prevede altre operazioni delicate per togliere le setole dure e lunghe al castorino, perché acquisti elasticità il visone e per togliere gli ultimi residui al Breischwanz. In Italia esiste una delle migliori tecniche di concia d'Europa. Tutti i paesi del MEC si servono delle concerie italiane. Dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, la fama dei brevetti si è sparsa in tutto il mondo e il lavoro ha avuto un incremento costante. Siamo alle ultime operazioni. Ormai la pelle, che possiamo finalmente chiamare pelliccia, è pronta per quella irresistibile carezza. È morbida e calda, viva ed elastica. Ancora una stirata a caldo e il pelo è tinto d'uno dei più vivi colori della natura. Per quella irresistibile carezza. Per quella irresistibile carezza. Come si fa un capo di pelliccia? Una pelle di visone, per esempio, è lunga in media 60 centimetri. Ne mancano perciò 40 circa per poter confezionare l'abito. L'accostamento di due pelli darebbe un risultato esteticamente spiacevole, perché l'altezza e la foltezza del pelo variano dalla testa alla coda. Nel caso di questa cliente, è necessario confezionare il capo di pelliccia con pelli lunghe 110 centimetri, pelli che non esistono in natura. Come fare perciò? Dal modello di tela che indossava la cliente poco fa, si prepara un modello di carta che dovrà essere scomposto in tante strisce corrispondenti alle strisce di pelliccia. Seguiamo ora pari passo questa misteriosa operazione di allungamento. La pelle del visone viene tagliata dalla parte del ventre per ottenerne qualcosa che può essere paragonato a un pezzo di tessuto dalla forma irregolare. La pelle viene ancora bagnata e inchiodata ad asciugare perfettamente tesa, perché risulti simile ad un foglio di carta da disegno sul quale è possibile operare nel modo migliore. Questa operazione, che in gergo dei pellicciai si chiama trasporto, è delicatissima e la mano dell'uomo è ancora la migliore macchina. Allora che succede?
Si taglia? No, si rovina. No, signore, con le macchie dentro, si taglia. Ma lo prego io, non abbia timore. Si taglia a piccole strisce di 4 mm circa, seguendo il disegno di una lisca di pesce. Le striscioline poi vengono ricucite così. Il primo tratto della strisciolina viene ricucito secondo il senso longitudinale della pelle e il resto riaperto a lisca di pesce. Ecco il primo tratto longitudinale e il resto riaperto a lisca di pesce. Ed ecco il lavoro finito. Un tratto di cucitura allungamento e un altro hanno fatto in modo che la pelle si restringesse per allungarsi però esattamente come volevamo. Il problema più importante è risolto. Sono state ore di lavoro e di pazienza. Il pelo è rimasto uniforme, come se l'operazione l'avesse fatta la natura, senza macchina da cucire e luce elettrica. Sotto una morbida carezza c'è una costruzione meccanica minuta e complessa. L'interno è meccanico e geometrico come un oggetto della civiltà delle macchine. L'esterno è rilucente, uniforme e morbido come una cosa della natura. Anche per il castorino, un'impalcatura di strisce simile a quella del visone per ottenere lo stesso risultato. Quello di ammirare, di ammirarsi ed essere ammirate. Ed ora torniamo alla nostra inchiesta. Quante pelli sono necessarie per una pelliccia di persiano? Persiano? Penso 15, 20. Per una pelliccia di persiano occorrono in media 22 o 30 pelli. Naturalmente dipende poi dalla grandezza delle pelli e dalla dimensione della persona. Anche nel caso del Breischwanz la quantità di pelli è variabilissima, tanto più che il lavoro non è soltanto tecnico. Qui si tratta di comporre un disegno che dovrebbe essere compito di un grafico. Le linee debbono inseguirsi, rincorrersi, formare delle figure dolci e morbide. Le cuciture devono mantenere ed accentuare i riflessi, i contrasti di luce, per ottenere un gioco di armonie che ha nome macchia d'olio. Ed il leopardo, sì, quello con dentro delle macchie, deve sembrare una sola pelle, di tante che ne compongono questa stupenda pelliccia, disegnata dalla natura addosso a una signora moderna. E passiamo a un altro argomento. Secondo lei quanto dura una pelliccia? Come riconosce una pelliccia vecchia? Vecchia? Una pelliccia vecchia avrà dei buchi. Pelo che perde il pelo, non so, sarà opaca, dura. Ma la pelliccia in pratica non è mai vecchia. La sua durata varia da pelle a pelle. La lontra, per esempio, dura generazioni, il visone e il persiano durano in media una ventina d'anni. Naturalmente la gente deve tenerla bene, deve pulirla spesso. In pratica, come fa con un vestito? Sì, per riconoscere la pelliccia sporca si fa la prova del soffio, ossia si soffia vicino al pelo... Esatto, un luogo comune della gente che corrisponde a verità. Si soffia sul pelo. Il pelo naturalmente si allarga. Se non ritorna nella posizione primitiva, vuol dire che è grasso, sporco di smog e di polvere. Allora va pulito. Le pellicce vengono messe in un recipiente enorme che si chiama bottale, insieme a segatura di legno e ad un solvente preparato con sostanze sgrassanti. Questa pulitura dovrebbe essere effettuata ad ogni fine stagione. Dopo qualche ora di giostra, una stirata alla fodera e una stirata a caldo al pelo. Infine, con un ultimo tocco, la pelliccia sarà pronta per affrontare un altro inverno. La nostra inchiesta è terminata.
Dalla concia, attraverso la scelta dei colori e delle grandezze delle pelli, alla confezione di una pelliccia, la strada è stata lunga ed era prevedibile. Quello che non pensavamo di trovare è proprio quel lavoro da certosini, che potrebbe essere fatto con calma e tranquillità e che invece le abitudini del pubblico concentrano in una breve stagione invernale. La pelliccia sembra rivivere sotto le loro mani. Il loro compito è riportarla e tenerla in vita per lungo tempo, con gli accorgimenti della tecnica moderna e senza il conforto dell'ambiente naturale, senza il sole, l'aria e l'acqua dei luoghi dove l'animale è nato.